Bene, buongiorno a tutti cari non telespettatori e a tutti a tutti voi. A tutti! Io sono Chriside, il keeper di questo lercio canale. Quest'oggi ci occupiamo di un unboxing di un gioco che, devo dire, inizialmente non capivo bene che cosa fosse, ma che poi mi ha incuriosito parecchio, lo aspettavo tantissimo. Mi riferisco a Ghostwire Tokyo, versione Deluxe Edition. Ultimo gioco di Shinji Mikami, il papà di Resident Evil, e quindi già solo per questo praticamente è diventato must have per me. Ultimo gioco horror di Shinji Mikami, tant'è vero che lui ha detto che si è, diciamo, stancato dei giochi horror e vorrebbe provare a fare qualcosa di diverso, che effettivamente è così, perché con il primo Resident Evil ha essenzialmente creato il genere di survival horror, anche se non è probabilmente il primo, però lo ha esaltato. Poi uguale, il remake di Resident Evil del 2002, Resident Evil 4, Dino Crisis, The Evil Within, insomma, è praticamente lo Stephen King dei videogiochi, diciamo così. Di conseguenza questo potrebbe essere il suo ultimo gioco horror, non lo sappiamo, comunque io ero molto curioso di vederlo. Non si capiva bene effettivamente dove questo gioco volesse andare a parare dai trailer, sembrava un action in prima persona con degli elementi parkour, sicuramente con l'intento di mettere al centro il tema del paranormale, però non era molto chiaro da alcuni trailer. Però dagli ultimi che invece si sono visti si capiva già di più e ne sono molto incuriosito. In questa versione Deluxe Edition è presa da Amazon, infatti ecco, c'è anche il bonus di questo piccolo posterino di metallo. Niente, andiamo ad unboxarlo e vediamo che cosa c'è, ma ovviamente prima c'è sempre la nostra solita sigla. Bene, eccoci qui, Ghostwire Deluxe Edition. La copertina è, vabbè, chiaramente evocativa di tutto un po' la cultura giapponese, già da queste prime immagini, con queste maschere, soprattutto questo tipo di arco. Tant'è vero che, se ricordo bene, il gioco è ambientato a Shibuya, un quartiere abbastanza famoso in Giappone. Vabbè, il retro non lo possiamo ancora vedere perché c'è soltanto questa, quindi il retro poi lo vedremo dopo, quindi ci conviene per prima cosa utilizzare le solite immancabili bat forbici per rimuovere la prima pellicola, quella che sorregge il poster. Ed ecco qui. Allora, diamo intanto un'occhiata a questa piccola lamina, perché alla fine è una lamina in alluminio. Ne ho una simile di Tomb Raider, che però non ricordo dov'è. Molto carina. Questa sicuramente si può sia appendere da muro, si può mettere anche appoggiata su qualche parete, sulla scrivania. Comunque è carina, non male, come bonus pre-order. Io prediligo sempre i bonus pre-order fisici, quelli digitali ne stanno un po' sul cazzo, ma questo è un altro discorso. Carino. Ecco invece il gioco vero e proprio, abbiamo detto, la copertina davanti è questa, mentre dietro troviamo, beh, Affronta l'ignoto. Se ho capito bene, non ne sono completamente sicuro, ma dovrò vederlo poi. Il tema centrale del gioco è, diciamo, la perdita di una persona cara e il tuo sforzo di superare questo trauma, cosa che, avendo perso di recente mio padre, mi si sposa abbastanza. Qui ci sono i contenuti della Deluxe Edition, che sono, ecco qua, tutti i contenuti digitali, quindi sicuramente dentro sarà pieno di codici. Qui troviamo, notiamo Bethesda, il produttore, soprattutto Tango Gameworks, che è essenzialmente lo studio di Shinji Mikami, da non confondere con Platinum Games, che quello è lo studio di Kamiya, sempre ex di Capcom, ma quello è quello che principalmente ha fatto Devil May Cry. Bene, armiamoci anche adesso delle nostre bat forbici e cominciamo con lo spacchettamento vero e proprio. Ok, rimuoviamo il preservativo. Olex, ecco qui. Allora, guarda che macellai, vabbè. Allora, vediamo se ci sono subito dei codici, sicuramente ci saranno.
Allora, all'interno troviamo ovviamente il disco di gioco, questo codice che sono essenzialmente i contenuti della Deluxe Edition, insomma, solita roba digitale, boh, a me sinceramente i contenuti digitali come bonus non mi stanno un po' antipatici, ma vabbè, ci può anche stare. E, signori e signori, mi sento quasi commosso, un manuale di istruzioni, cioè adesso ce lo gustiamo tutto come se fosse l'ultima venuta di Cristo perché se lo merita. È un po' spoglio, sono poche pagine, però porca puttana c'è, cioè, è tutto come ai vecchi tempi, cioè, la pagina con i controlli, il supporto tecnico, qualche piccola nozione qui e lì, anche multilingua. Cioè, porca miseria, un libro, cioè, sono 4 pagine, cioè, sono veramente 4 pagine in croce, però porca puttana c'è, cioè, finalmente qualcuno che si è ricordato di metterci il libretto, porca puttana. Ecco qui, diciamo che come Deluxe Edition. Forse è un pochino spoglia, insomma, ci siamo anche abbastanza abituati, però sono principalmente dei contenuti digitali, questo non va conteggiato perché è solo un bonus pre-order di Amazon, tant'è che mi sembra che GameStop avesse un bonus pre-order diverso, mi sembra un ombrello dedicato, che pure era carina come idea. E tutto sommato niente male, oddio, per quello che costa forse qualcosina in più ce la potevano anche mettere, non so, un artbook, un CD musicale, dei cazzo di adesivi, non lo so, qualcosa, insomma, che costa sempre 90 euro, voglio dire. Vabbè, si vede che tutto il valore sarà in game con i contenuti digitali, cosa che a me, ripeto, sto antipatica. Ma vabbè, ci siamo abituati. Torniamo a noi. Molto bene, questo qui era Ghostwire Tokyo, edizione Deluxe Edition. Niente di eccezionale, sinceramente mi aspettavo qualcosina di più. Speriamo che il gioco meriti, anche se di solito di Shinji Mikami mi fido. Il gioco che secondo me è un po' meno riuscito è il già citato The Evil Within, in quanto un po' forse la mancanza di budget, un po' forse la troppa voglia di copiare se stesso, magari non è un gioco completamente riuscito, senza contare la trama che è fin troppo difficile da seguire. Comunque era tutto sommato un superlavoro che si sapeva far rispettare. Vedremo subito che cosa c'ha da offrire questo gioco, probabilmente lo porterò sulla piattaforma Viola perché sono molto curioso di provarlo, di giocarlo e ci tengo perché, ripeto, è in un certo senso il lascito di Shinji Mikami. Non si sa se effettivamente sarà il suo ultimo gioco, ma quasi certamente sarà il suo ultimo gioco con queste impronte horror. Quindi sicuramente è un lascito per cui valga la pena parlarne. A questo punto direi che è tutto. Io quindi vi ringrazio di essere stati con me se avete scelto di farlo. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre messo ce ne sarà mai uno, se sarò ancora vivo. Mangiate l'impiatto di carbonara perché è sempre cosa buona e giusta. E a giù che ne a tutti voi. Ah!